Siamo in questo spazio espositivo e ho voluto anche partecipare, oltre che il murales, la Solana nell'arte, con questa mostra dedicandola a Costiera e alla Solana nell'arte, mettendo un po' di opere che ho realizzato già nel tempo. Il murales, la frase significativa che ho messo, arte, il valore delle cose tra storia e tradizione, e poi il lavoro per un pezzo di pane e l'arte come emozione, come sentimento che emoziona, come alimento dell'anima. In questa mostra c'è un po' di excursus storico delle opere che ho fatto con le mie sinergie sinuose. E volevo anche ringraziare l'architetto Sabrina Caradonna che mi ha detto allestisce anche questo spazio espositivo. Sono contento di dare quest'altro contributo perché è chiaro che si dà e si riceve, è un continuo scambio. E in questo bisogna essere riconoscenti perché l'entusiasmo trascina tutti insieme e ci porta così a farci conoscere ed apprezzare le cose belle della vita, il valore, i sentimenti, le cose buone che ognuno porta con sé. Io quello che mi piace sottolineare è che veramente l'arte investe quella che è la sfera dei nostri sentimenti, perché chi si pone davanti a un'opera d'arte comunque prova un'emozione che è diversa a seconda anche dello stato d'animo che ha in quel momento. Quindi il mio applauso a tutti coloro che riescono veramente a dare tanto nel momento in cui esprimono un'emozione attraverso un'opera d'arte. Quindi grazie Gerry. Grazie a voi di avermi invitato, grazie a Francesco Foggia che ci ha travolto col suo entusiasmo. Speriamo il prossimo anno che ci siano altri giovani partecipanti. Io sono, diciamo, diversamente giovane, però diciamo c'è tutta l'esperienza che ci sta sia come architetto, come professionista che lavora bene in culturale e quindi mi prodigo per la divulgazione della cultura, ma l'arte è cultura, l'arte è storia, l'arte è passione, anima e sentimento. Grazie. Scusami, approfitto del tuo diversamente giovane per ricordarti che eri affiancato da giovani veri, che c'era Sergio Diodato che ti ha fatto compagnia col murales accanto al tuo, che è stato splendido perché ha usufruito dei tuoi insegnamenti e li ha messi a frutto, io apprezzo molto quello che ha fatto Sergio con te, quello che avete tirato fuori insieme, è uno scambio, quello che l'arte dovrebbe realmente produrre, fare tesoro dell'esperienza di chi ha più esperienza. E poi ringrazio anche Fabio Accardo Palumbo, Salvo D'Angelo e Letizia De Salvo che ha prodotto quel meraviglioso murales all'ingresso con quella genialità del condizionatore che diventa un trattore vivente in 3D. E quindi siete stati tutti davvero magnifici ancora.